dottissima relazione, meritava la modificazione, io chiedo scusa, però credo che il silenzio dei nostri ospiti ha consentito di percepire nel giusto verso queste originalissime considerazioni. Io non ho capito, molto il fatto di Mica e del Pittsburgh, però come dire, ci sarebbe qui da parlarci sopra. Sì. Comunque il taglio che lui ha scelto, un taglio anche abbastanza critico, sì, detto da un teologo, perché è riuscito a mettere in evidenza, seppur con la ristrettezza del tempo, aspetti molto positivi e oggettivi, però ha introdotto delle riflessioni che anche sul modello di sul processo di canonizzazione, che e poi le due definizioni finali credo che colgono di segno. Volevo soltanto accennare a un elemento taciuto della via di santificazione di questi due padri, cioè la loro francescanità. Comunque sono scritto, troverete. Presenteremo qui durante l'estate, credo, un testo di Fortunato, che l'ha detto stampa del convento di Assisi, che verrà qui a portare questo contributo sulla cultura francescana, è tempo di francescana.